La richiesta è quella di rettificare l'atto di nascita che il Comune ha chiaramente elaborato secondo legge, secondo lo stato della normativa attuale, inserendo purtroppo solo la madre partoriente e non anche quella che in realtà si è sottoposta al procedimento di fecondazione dei propri ovuli, quindi la genitrice per eccellenza. Al Tribunale di Arezzo oggi è stato il giorno del caso delle due mamme che chiedono entrambe di essere riconosciute come genitori dei due gemellini. Una storia che ha preso le mosse da Anghiari, dove vive la famiglia e dove le due donne avevano chiesto di essere entrambe registrate come genitori dei gemelli, ma dall'ufficio anagrafe del comune di residenza la loro istanza era stata rimbalzata sulle direttive nazionali. Da sindaco ho unito, diciamo, civilmente queste due donne che sono di Anghiari, le conosco personalmente, dunque c'è anche un aspetto, diciamo, quello legato all'emotività. Però d'altronde io sono anche un pubblico ufficiale, dunque l'anagrafe del comune, nel momento in cui hanno presentato l'atto di nascita di questi bambini, è del tutto evidente che non ci possono essere due madri per il nostro ordinamento. Dunque c'è stato un rifiuto che è legittimo. Solo la donna che ha partorito i due bimbi è stata registrata come madre, mentre la compagna, che sarebbe la madre biologica, non può riconoscerli. Un legame biologico in un caso, genetico nell'altro, esiste con riguardo a entrambe le genitrici. In giudizio, oltre al comune di Anghiari, si è costituito anche il Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura di Stato. A decidere sulla complessa questione saranno tre giudici donne, Lucia Faltoni, presidente, Alatere, Alessia Caprio e Cristina Colombo, che si sono riservate. Bisogna valutare l'interesse di questi bambini che un domani, già in una situazione, non lo nega nessuno, non facile, si troveranno a dover dire: bene, ho una mamma sola, mettiamo caso succede, e non succederà, non glielo auguro, succede qualcosa a questa mamma, di no, a noi chi ci pensa? Questo è l'interrogativo che il collegio ha purtroppo l'onere e forse anche l'onore di dover rispondere.